Radio Dare una voce. Le storie di chi ha scelto di cambiare vita. Ciao a tutti da Andrea e da Radio Dare una voce. Oggi ce ne vogliamo addirittura a Corfù e andiamo a trovare una famiglia che vive in barca a vela, che ha scelto la barca come mezzo per poter cambiare vita. E l'hanno fatto veramente con grande successo, hanno un seguito veramente importante e loro si chiamano, diciamo, come esperienza Valley La Sail. E oggi andiamo a incontrare Marina e Fabio. Benvenuti. Ciao, ciao. Ciao Fabio, ciao Grazie. Marina. Ciao. Come state? Tutto bene? Ottimamente, direi, non ci possiamo lamentare, dai. Oggi c'è il sole, un bel po' di gradi, quindi vedete che siamo bene, stiamo bene. Perfetto. Allora, come ho detto nell'introduzione, voi avete fatto, diciamo, una scelta molto bella, che è quella di andare a vivere in barca a vela, e l'avete fatto con la famiglia, e questo rende la vostra esperienza ancora più preziosa e più particolare. Infatti ci entreremo in merito. E però, come sempre, diciamo, nostra usanza in questa radio, ci piace capire molto il prima delle scelte, perché come immaginate è sempre molto bello vedere le cose quando sono fatte ormai, no? Quando uno dice ok, ormai loro vivono in barca, che bellissima cosa, ok? E siamo d'accordo che sia così. Però vogliamo capire chi eravate voi prima di questa scelta e cosa vi ha portato a cominciare a ragionare di farla questa scelta. Chi eravamo? Io ero giacca cravatta e informatica, computer, tablet, quattro schermi, 12 ore al giorno, avanti e indietro. E questo era il mio lavoro. Sono arrivato fino al 2017 facendo, diciamo, occupandomi proprio di informatica. E nel 2016 l'ultima cosa che ho fatto è stata una compagnia con un computer ecologico. Abbiamo fatto un computer di legno con dentro piante, sassi, e lì ci siamo. Mi sono fermato con l'informatica. E tu invece. Io facevo la store manager per una catena di abbigliamento maschile e anch'io, chiaramente, 7 su 7, H24, mezza giornata libera durante la settimana quando tutti lavoravano, erano a scuola all'asilo. E ho fatto anche altre piccole cose prima, però diciamo che sono stata tutta la mia vita lavorativa nel commercio, ecco. Certo. E poi come siamo arrivati? E a un certo punto, appunto, per questi ritmi pazzeschi che avevamo, abbiamo cominciato, diciamo, tra virgolette, un po' a stufarci, a pensare che volevamo qualcosa di diverso, volevamo vedere, insomma, abbiamo cominciato anche noi a informarci su tutti questi stili di vita alternativi e niente, siamo finiti in barca. Quando non ne avevamo più da parte, abbiamo detto basta, è il momento di fermarci e smettere di essere quello che siamo, perché è un momento in cui decidi di dire basta, quello che c'è lì lo so già, cambiamo, proviamo a fare qualcosa di nuovo. Ignoto. E abbiamo cambiato. Abbiamo cambiato. Bello. Correggetemi se sbaglio, voi quando avete preso questa scelta avevate già i bambini piccoli, giusto? Sì, Valerio aveva 9 anni, Sì. mamma mia, aveva 9 anni, adesso ne deve far 13 e la Leilani ne aveva 3. Tre anni. E difatti il nome del progetto, Valeila, nasce proprio dall'unione dei loro due nomi, Valerio e Leilani, e nasce Valeila. Quindi in qualche modo è stato anche dedicato a loro questo progetto, poi, no? Assolutamente sì, infatti adesso è semplicistico dire ah sì, ci siamo stufati, abbiamo mollato lì tutto, cioè le motivazioni erano principalmente quelle di voler stare più in famiglia, volersi fare un po' quello che si chiama no, slow down, adesso lo chiamano forse, non lo so, Downshifting, downshifting, non lo so. che per noi è una diventato bella un parola di upshifting marketing. perché
Sì, noi non ci fermiamo un attimo Esatto. adesso, però va bene, chiamiamo downshifting. Prima avevamo due agende, adesso ne abbiamo quattro. Abbiamo anche l'agenda della barca e quella E insomma, sì, volevamo principalmente goderci un pochino di più la famiglia, riappropriarci del nostro tempo, ma soprattutto anche dimostrare a loro che non c'è solo lo stile di vita che ti insegnano, no? Sì. Solitamente in società, ma che si possono fare anche delle scelte alternative. Certo. È vero. Una cosa volevo capire, quando avete fatto questa decisione, quando avete preso questa decisione, dato che noi intervistiamo solitamente tante persone che hanno cambiato vita, e accade una cosa particolare, cioè che alcuni ci dicono che la decisione è stata presa in un decimo di secondo, sai, quelle cose, basta, è l'ultimo momento che faccio questo, da domani cambio, e qualcuno invece giustamente ha progettualizzato quello che era poi questo cambiamento. Qual è stato il vostro approccio? C'è stato un momento in particolare dove a un certo punto avete detto basta, così non può andare bene? O è un qualcosa che giorno per giorno avete costruito fino a prendere una decisione? È stato un mix. Beh, se posso dire già, facciamo uno step indietro. Quando ci siamo conosciuti io e Marina, diciamo Sì. quando, dice, tra virgolette, ci siamo messi insieme. Il Non ci giorno, siamo sposati, no, eh? ancora no, Quella ce la siamo risparmiata. quel giorno c'è stato un terremoto e quindi lì abbiamo già capito come sarebbe stato il nostro rapporto. C'è stato un terremoto veramente nel 2012 e quel giorno lì eravamo proprio il primo giorno in cui ci siamo, diciamo così, incontrati, piaciuti e deciso di passare un po' di tempo insieme. E quando abbiamo fatto il viaggio di non nozze, cioè non siamo riusciti a sposarci, però abbiamo fatto lo stesso il viaggio perché volevamo andare a fare un giro da soli. Siamo andati in Mar Rosso e abbiamo visto, sai, quando con quei progetti le vacanze, un po' mi piace Patinare. prendere una barca. E lì è cominciato un po' quel momento un po' particolare dove abbiamo sempre voluto fare qualcosa di differente. E quando ci è capitata l'occasione, che eravamo veramente stufi della vita che facevamo, abbiamo detto: cosa facciamo? Facciamo così, diamoci un periodo di tempo, facciamo una prova, cominciamo a mettere in vendita la casa. La casa l'abbiamo venduta in 2 giorni e abbiamo dovuto necessariamente fare una scelta a quel Eravamo punto lì. senza casa, non avevamo scelta. No, dai, diciamo che era un po' che ci pensavamo, soprattutto io gli ho parecchio fracassato. A un certo Sì. punto lui mi ha detto: senti, facciamo una cosa, mettiamo in vendita sta casa, se è destino, è Proviamo. destino, se è destino, partiamo. Sì. E la casa l'abbiamo venduta in 4 giorni, per cui È significa che vero. una parte di destino c'era. Per Eravate cui sulla un strada mix, giusta. diciamo. Assolutamente. Beh, quando arrivano questi segnali vuol dire che la cosa è molto chiara. E perché proprio la barca? Cioè, avreste potuto scegliere il camper, avreste potuto scegliere altre soluzioni, no? Perché la barca a vela? La barca a vela, ecco, Marina in quel periodo seguiva un po' di blog di altre persone che avevano già cambiato vita. Tutti. Sì, tutti li seguivano. Infatti non era possibile dormire perché arrivava col telefono: guarda, hai visto, guarda questi hanno fatto, quelli hanno detto. E quindi inizialmente pensavamo, per una questione di esperienza, il furgone, il camper, il camping. Westfalia. Sì, una cosa. Però io sinceramente in quattro, più i gatti, Non voleva. nel camper, ma per carità, un accampamento diventa, no? E allora abbiamo detto, sulla barca eravamo già un po' esperti perché i miei ne hanno sempre avuta una piccolina a Lago Maggiore, abbiamo detto: senti, visto che comunque già andavamo a dormire weekend, appena potevamo andavamo su in barca, abbiamo detto: senti, facciamo una cosa, guardiamo le barche. E lì abbiamo cominciato a cercare barche su barche su barche su barche, fino a che non abbiamo trovato la nostra. La barca a vela è un po' il simbolo degli avventurieri. Non so se ti ricordi, c'era un film negli anni '80, l'inseguimento della pietra verde, dove Michael Douglas alla fine cosa fa? Dopo aver fatto tutte le avventure, si compra la barca per andare a farne altre. E quindi noi Beh. siamo un po' su quel filone lì.
e abbiamo deciso la barca a vela, la cosa giusta per noi perché ci permette di muoverci dove vogliamo, non abbiamo problemi legati a riforni, cioè oddio, abbiamo meno problemi legati al rifornimento, quindi possiamo comunque anche gestire lunghi periodi. Adesso poi la barca è equipaggiata anche in maniera particolare, quindi si può fare, si può fare. E quindi Certo. barca a vela 100%, eh? Beh, dai, ci sono anche tante altre motivazioni. Cioè, la barca a vela è spostare, cioè, è permettersi di poter spostare la propria casa, no? Dove È vero. vuoi, è ecologica, vai col vento, ce ne sono milioni di motivi, però inizialmente non pensavamo che sarebbe stato possibile riuscire a comprare una barca a vela, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, dai. Poi posto nuovo, vita nuova, quando ti stufi dei vicini, molli gli ormeggi fuori di barca. Prendo spunto da una cosa che stava dicendo Fabio. Fabio a un certo punto ha detto, oggi la barca è equipaggiata in un modo anche diverso dall'inizio. Io ho seguito un po' di vostri video che tra l'altro fate molto bene e vi faccio anche i complimenti per come li avete realizzati. Grazie. Nei vari episodi a un certo punto ho visto che avete utilizzato una serie di sistemi per rendere la barca anche autonoma dal punto di vista energetico e dal punto di vista di quello che vi serviva. Quali sono state le modifiche principali che avete dovuto fare? Beh, innanzitutto abbiamo fatto le modifiche sulla sicurezza, perché quando abbiamo preso la barca abbiamo dovuto metterla in ordine e quindi abbiamo fatto degli upgrade. La prima cosa che abbiamo fatto, perché eravamo molto preoccupati per i bambini che potessero cadere, che poi abbiamo messo la battagliola subito. Ci siamo resi conto che per i bambini era esatto. La prima è stata poco utile e alla fine l'abbiamo usata per tagliarla, metterci dentro la roba da mangiare, però è utilissima per i gatti, perché i gatti quando siamo in navigazione girano, quindi non si sa mai che sbattono L'abbiamo con... tagliata a metà, l'abbiamo messa ad altezza gatto, vabbè. Beh, poi diciamo che abbiamo fatto anche altre migliorie, abbiamo voluto mettere le camere da letto, per esempio, sono a castello, quindi le abbiamo dovute bloccare per evitare che i letti potessero muoversi, insomma. Abbiamo fatto upgrade sul motore, abbiamo aumentato quello che è la nostra, abbiamo dovuto mettere gli inverter per la 220, In automatico la turbina solare. eolica, abbiamo messo pannelli solari. Abbiamo dovuto scegliere dei sistemi comunque per sanificare tutti i serbatoi. Insomma, diciamo che siamo stati abbastanza fortunati perché Gentilina, la nostra barca, nasce già per crociere a medio e lungo raggio. Quindi era già sulla buona strada. Poi con un po' di cose siamo riusciti a metterla a posto e siamo contenti adesso della barca. Sì, Siamo dai, contenti, insomma. siamo contenti. Poi non dobbiamo fare i capi, non abbiamo intenzione di fare robe super pericolose per il momento, No, per no, cui no. va bene così. Piace il venticello, la brezza leggera, ci piace stare in Certo. rada. Siamo E se vi contenti. posso chiedere, questi lavori li avete affidati a qualcun altro o li avete fatti quasi tutti da soli? Ma guarda, inizialmente mi sono affidato ad alcuni professionisti e altre cose. Poi, mano a mano, ho scoperto che molti dei lavori che pensavo fossero difficili da fare o comunque non erano nel mio campo, effettivamente non era proprio così. Quindi per alcuni mestieri ti devi comunque affidare a professionisti, gente che lo fa di Beh, le cose mestiere. grosse sì, Sì. certo. Però tante cose le puoi fare da solo. Io quando sono partito, il 90% di quello che ho imparato non mi è servito praticamente a niente, ho dovuto reinventarmi e reimparare tutto da capo. L'anno scorso ho messo a posto la pompa dell'acqua del motore con un pezzettino d'alluminio, siamo riusciti a tornare in porto, insomma, il motore era... Quindi Diciamo fai che in queste barca, cioè, cose. se sei in emergenza, non c'è il carro attrezzi che ti viene a Esatto. recuperare, per cui devi avere una sorta di manualità nel fare i lavori. Chiaramente, Esatto. disalberare la barca e rifare il rigging, Vabbè, certo, no, tante però cose. tutti quelli che sono sì, pannelli solari, l'eolico, queste cose qua, il roll bar,
si fanno da Per soli. esempio, il roll bar l'ho fatto io, i tubolari, i pannelli solari, il Andiamo sul sistema, tecnico, tutte queste però, qua. cose. Sì, no, non voglio rompere le balle con le robe tecniche. Però sono cose che dici, le guardi e dici, oh, chissà come si fa quella cosa lì. Poi effettivamente vai a vederle e puoi imparare tutto, cioè, insomma, il succo è quello. Beh, come al solito, quando si comincia ad avere anche più tempo per potersi dedicare a queste cose, ovviamente Certo. anche la manualità diventa inevitabilmente anche un piacere, oltre che un'esigenza. Certo, È vero, è chiaro. vero, C'è è vero. E da io dire la che chiudo. non, sulla barca sempre succede qualcosa, tutti i giorni succede qualcosa sulla barca, quindi tutti i giorni bisogna starle dietro, ecco. È vero. È normale, è normale. E vi volevo chiedere una cosa. Voi come avete gestito il rapporto, ad esempio, con gli ormeggi? Perché molti, quando immaginano la barca a vela, immaginano una barca che sta a un porto, che tra l'altro è una cosa che ha dei costi importanti e che è uno dei motivi per cui spesso e volentieri la barca diventa per pochi e non per tutti. Io credo che con i vostri video, con i vostri contributi, avete fatto anche comprendere che la barca può diventare anche per tutti, ovviamente con una serie di accortezze, di accorgimenti. Quindi, innanzitutto, dove vi ha portato a livello di zone questa barca? Quali posti avete visitato, o quantomeno i principali? E ogni volta che vi fermavate nei vari posti, come avete deciso di ormeggiare? L'avete fatto all'ancora? L'avete fatto al porto? Come vi siete organizzati? Posso? Sì. Allora, vabbè, partendo dai posti, inizialmente volevamo fare un po' tutto il Mediterraneo e arrivare alle Canarie, poi alla fine, vabbè, appunto, avarie, ti fermi, ti piace un posto, decidi di fermarti di più, cioè noi ad esempio è il secondo inverno che passiamo qua a Corfù, insomma, ci hanno portato a fare la Grecia tutta. Siamo arrivati fino a Mykonos, poi per l'appunto era già settembre inoltrato, stavamo risalendo in fretta per poter andare alle Canarie, però la gentilina ha deciso che non ci dovevamo andare, è successo di tutto, è esplosa praticamente. È Però vero, è vero. abbiamo preso anche una tempesta da 70 nodi, un disastro. Allora abbiamo Madonna. pensato, forse è meglio che ci fermiamo a Corfù quest'estate, quest'inverno senza andare a fare grandi cose. Ma mentre stavamo per l'appunto risalendo per andare a Corfù, poi abbiamo incrociato un nostro amico che tra le altre cose abbiamo incontrato sui social, cioè si può dire Sì, così, una mattina mi arriva un messaggio su Instagram e mi fa: guarda che siamo nella stessa baia, ciao, io sono Thomas. Ho Ci detto, seguiamo a vicenda su lui è norvegese, ho Instagram. detto conosciamoci Thomas, vieni a bere un caffè, lui mi ha portato una scatola di Sardine, no, no, aringhe aringhe. al pomodoro, e, da bravo norvegese, e lì ci siamo conosciuti e poi abbiamo fatto l'Atlantico insieme. Infatti, beh, dov'è che l'avevamo incontrato a Missolonghi? Vabbè, non No, mi qua dietro, ricordo. Gariz. No, quando ti ha Ah chiesto di sì, fare eravamo già l'Atlantico. giù in Grecia. L'abbiamo incontrato a Missolonghi, per l'appunto mentre stavamo risalendo per Corfù, ci ha chiesto ma quali sono i vostri programmi e guarda, abbiamo deciso così e così come stiamo raccontando a te. E allora ha guardato Fabio e gli ha detto ma senti, io ho bisogno di compagnia per l'Atlantico, ma vieni con me. Aiutami a spostare la barca. Dove devi andare? Dalla Spagna in Martinica. Va bene, andiamo. E allora Va Fabio bene. ha fatto anche dalla Spagna alla Martinica, però non con la gentilina purtroppo, però è nella bucket list, ci stiamo lavorando sopra, non sappiamo quando, ma ci piacerebbe farlo anche È con la vero. gentilina, vediamo, dai. Diciamo che ci fermiamo spesso. Allora, in Italia ci siamo fermati solo in marina, comunque l'abbiamo fatta tutta d'inverno l'Italia. Beh, perché poi dipende, cioè per rispondere a lui dipende anche dove sei, come Esatto, gestire esatto. Qui l'ormeggio. ci sono ancora le trappe. Normalmente in Grecia fai tutto all'ancora, noi ci fermiamo tanto in rada anche. Sì. Ok. Siamo in rada veramente parecchio. Quindi fai conto comunque che l'ormeggio è la Ormeggiare fisicamente è la situazione più stressante. Quindi ogni porto ha il suo ormeggio, devi guardartelo bene sul portolano e poi una volta che vai dentro, pa. Però, cioè, nel senso, ritornando ai costi, allora è vero che la barca vela, sai che si dice, com'è che è quella frase, il mezzo più costoso per spostarsi Sì. economicamente, una cosa del genere. Dicono che la vacanza, tutti dicono vado in barca a vela perché così faccio 2 settimane all'anno, sono contento, sono beato con la mia barca a vela e non spendo i soldi per le vacanze.
Sì. Allora, Una nel bella senso, idea. comunque, per l'appunto, la barca vela, sì, alle volte può avere dei costi, no, non può avere, ha dei costi importanti, è inutile che ci giriamo intorno, cioè, per l'appunto è per quello che Fabio è diventato così bravo nei lavori manuali, Sì. perché se ti devi affidare sempre comunque a dei professionisti, lascia stare, non ti asciughi più gli occhi, per cui uno, la manutenzione. Due, effettivamente dipende dove ti trovi e che tipo di vita vuoi fare, nel senso che noi per il momento la stiamo gestendo così e comunque riusciamo, noi non abbiamo un budget illimitato per poter girare. Certo. Anzi. Anzi, anzi, per cui l'estate qua in Grecia, però ci sono, penso, non l'abbiamo mai fatta l'Italia, a parte la costa adriatica in barca a vela, però penso che ci possano essere dei posti anche in Italia. Se decidi di fare tanta ancora, i costi, cioè, Scendono sono, tantissimo. scendono tantissimo. Oltretutto, vabbè, poi se decidi di non andare in marina, ma di fare tante banchine pubbliche, qua in Grecia è pieno di banchine 7 euro, pubbliche. 10 euro al giorno, non è una 10 spesa euro al giorno, impossibile, ecco, insomma. cioè se proprio, ad esempio, a noi manca il desalinizzatore, dobbiamo andare a fare acqua, per cui ogni tanto ci Certo. dobbiamo fermare per forza. E comunque poi sull'invernale, e questo lo posso confermare anche in Italia, perché ci eravamo informati in Sì, Sardegna, sì, sì, sì. l'invernale, se si fa solo l'invernale, costa pochissimo, cioè non Certo. hanno dei costi altissimi, cioè è molto meno di un affitto di una casa, possiamo Affittare un garage assicurare. praticamente. Per cui se comunque vivi in barca per l'appunto e decidi di stare per la maggior parte in rada d'estate e passare l'inverno, selezioni un posto dove costa poco, i costi, diciamo, della vita della barca non sono altissimi. Chiaro è che poi la barca è esigente da altri punti di vista. Certo. È vero, è vero, è vero. Noi abbiamo una voce di spesa pazzesca che non è la barca, ma è il cibo, perché ci piace mangiare, quindi spendiamo tutto in cibo. No, Sì, quello non una ci cosa. facciamo mancare nulla. Una cosa vi volevo chiedere, ovviamente anche se non entriamo proprio nel dettaglio al centesimo, ma quello che sicuramente per chi ci guarda è importante capire, compreso che la barca è utilizzata non come, diciamo, un riempiparcheggio di qualche porto, sicuramente può diventare anche un mezzo che ha dei costi più bassi, ovviamente Sì. rispetto a chi se la compra e la usa un mese l'anno. Detto ciò, voi come vi siete organizzati dal punto di vista economico? Avete mantenuto dei lavori? Avete smesso di lavorare? Avevate dei risparmi? Siete ricchi di famiglia? Non lo so, qual è stata la strategia economica? Abbiamo venduto la casa. Poi dopo avevamo, allora, veramente non è che c'è stata grande strategia, poi il destino ha giocato anche le sue carte. No, dai, adesso sto scherzando, però effettivamente noi cosa avevamo deciso di fare? Inizialmente il nostro progetto doveva durare 2 anni, perché noi con la Ok. vendita che ci eravamo prefissati della casa avremmo avuto i soldi di riappianare quello che c'era prima, comprare la barca e stare in giro 2 anni. Poi abbiamo Con scoperto tanta buona che, volontà. con tanta buona volontà, abbiamo scoperto presto, dopo circa un 3 mesi, che 2 anni si sarebbero più che Sì. Si è comprato la dimezzati. barca e praticamente i soldi in banca hanno cominciato a scendere tipo vortici. Forse abbiamo fatto male i calcoli. Allora, insomma, vabbè, noi abbiamo sempre lavorato da quando siamo partiti sul nostro blog, che non è la nostra fonte economica, chiaramente, però l'abbiamo fatto per condividere per l'appunto uno stile di vita diverso e dimostrare, insomma, che si può fare qualcosa Per far sapere ai di differenza. genitori anche dove eravamo, cosa stavamo facendo, gli Anche amici e sì. tutto quanto, almeno. Però appunto tramite il blog abbiamo acquisito delle skills, perché comunque abbiamo imparato ad editare i video, abbiamo imparato un po' cos'è la SEO, abbiamo imparato cos'è il lavoro IT, poi comunque lui viene dall'informatica. Qualcosina già me lo portavo come bug, è quel 10% di cui parlavo prima, quello che mi serve. Quindi abbiamo iniziato ad editare qualche video per società inerenti alla nautica.
Poi lui ha cominciato a scrivere per altre società inerenti alla nautica e adesso vabbè, Adesso scrive collaboro più. con un grosso e-commerce e mi occupo proprio del canale YouTube come head of content e produco un video alla settimana che aumenteranno su quelle che sono diverse attrezzature nautiche, review prodotti, piuttosto che manovre, manutenzione del motore, per esempio, cose del genere. E quindi questo è già un grosso vantaggio perché mi tiene a contatto mi tiene sempre a contatto con la barca, quindi ho trovato un bilanciamento tra i due mondi, nautica e informatica. E un po' di fortuna, devo dire la verità. Per quello che dicevo, Sì, quel destino alla fine le ha mescolate le la carte, fortuna no? aiuta gli audaci, questo no? Lo possiamo confermare che ci ha aiutato in parecchi campi. E per adesso sto facendo questo, oltre a scrivere e mantenere blog e tutte le nostre attività solite. Beh, devo dire che il nostro blog è un lavoro, Ah, sì, perché ci mettiamo però tanto, ci però piace. non ci guadagniamo No, niente, però è bello però siamo farlo. contenti, soprattutto in questo periodo ci siamo impegnati un pochino di più Sì, perché sì, abbiamo sì, sì. visto che insomma c'era bisogno, Arriviamo a due o ecco. tre caffè al mese. Con un blog. Sì. Quindi, È stato insomma, fatto per passione, però ci ha è vero, portato comunque, come al solito, l'impegno e il lavoro porta sempre dei risultati persevera. positivi. Sono arrivati sotto in altri campi, ma sono arrivati. Certo. E tu cosa Quindi ci diciamo che stai? Io adesso, ricapitolando, adesso ho appena no, cominciato. sembra che porto il peso sulle spalle, non solo io. Io adesso ho iniziato da un paio di mesi e con un'amica sto facendo analisi di mercato qualitative internazionali. Ok. Nessuno sa che cosa vuol dire, ma va bene. Neanch'io lo No. sapevo. Quando abbiamo incontrato questa, una coppia di carissimi amici, È e vero. appunto, vabbè, poi è la curiosità di tutti no? Sapere che cosa fanno queste persone, come si sostentano le persone quando vanno in giro. Cioè, effettivamente era la prima curiosità che avevo anch'io. Sono stata passata anche per scortese con alcune persone chiedendo, no? Era veramente una curiosità perché lo volevo fare anch'io. E niente, appunto, abbiamo conosciuto questa coppia di amici, ma facciamo che in inglese suona meglio. Sì, in inglese è molto più bello. Global Worldwide Marketing Analysis. Quality marketing analysis. Allora li ho guardati e ho detto, ma non avevamo ancora confidenza, ma ho detto, ma che cos'è? Cos'è, Questa. no? E poi dopo mi ha spiegato e alla fine insomma siamo diventate molto amiche, io e la mia Siri, che la saluto, aveva bisogno di una mano, ha pensato che io potessi avere le skills giuste per poter fare questo lavoro e adesso stiamo È lavorando vero, insieme. è vero, è vero. Bene, quindi diciamo che come sempre, strada facendo, no? Uno trova le soluzioni, no? Anche lavorativamente parlando. Assolutamente sì, L'importante è assolutamente sì. partire. Infatti ti posso dire una cosa, Vai. poi mi fermo che sono stata lunghissima. Abbiamo fatto una diretta a Facebook sotto questo punto di vista e ci tengo a specificare, come ho specificato nella diretta, che il messaggio che vogliamo mandare non è fate gli incoscienti, prendete decisioni azzardate, però passettino per passettino le cose si possono fare e comunque quando fai uno stile di vita differente ti si presentano delle occasioni che sono differenti da quelle che ti si possono presentare in città. È quello di cui parlavamo prima, O se stai se nello stesso comunque, posto tutto il esatto, se tempo, comunque decidi di quelle sono le fare occasioni. la stessa cosa per tutta la vita, cosa ti può capitare di differente? Niente, no? Certo, cioè. Sono E tant'è che insomma. un po' le cose te le cerchi, un po' capitano. Io quando ho lasciato il Mix. lavoro ho lasciato un tempo indeterminato, cioè tanti mi hanno dato della pazza incosciente, ma a me l'idea di fare la stessa cosa per tutta la vita, mi fa più paura dell'ignoto, poi questo è semplicemente il mio punto di vista. Certo. Bene, ragazzi, allora vi porto adesso su un altro tema. Intanto grazie perché avete centrato dei punti pazzeschi che secondo me sono poi alla base di quello che si fa. E parliamo adesso di un altro tema che secondo me rende la vostra esperienza unica. La maggior parte delle persone che ho conosciuto
essendo anch'io un grande appassionato delle storie di cambiamento, la maggior parte l'hanno fatto da soli, cioè o da soli proprio io da solo, o al massimo con un'altra persona. Quando si cominciano ad avere i figli, si ferma tutto di solito. Perché? Perché si cominciano ad avere tutta una serie di paure, di blocchi. Chissà questi figli come potrà educarli, che cosa gli potremmo insegnare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io voglio farvi una duplice domanda. La prima è, siete su una barca, credo, di 12 metri, insomma, o poco più. Ok, in quattro persone più i due gatti. Qual è stato il vostro rapporto con la convivenza e con la solitudine? E poi la seconda domanda che vi faccio, inerente ai figli, è qual è stata la strategia che avete utilizzato per permettere loro comunque di essere dei bambini che hanno studiato, che vengono educati e che fanno esperienze? Ovviamente non potendo andare nelle scuole tradizionali e non potendo fare l'iter classico che fanno tutti i bambini che vivono in città o in altre location. Beh, facile perché quando la barca ha quattro cabine, quindi due sono dei ragazzi. Quando io voglio solitudine vado nell'altra cabina, così lascio in solitudine anche Marina. E coi figli è stato abbastanza facile perché sono ancora, diciamo, Leilani e Valerio sono. Valerio ormai ha quasi 13 anni, Leilani 6, quindi si fa come dico io, punto e basta. No, dai, non è così. No, diciamo che il problema dello spazio sulla barca si viene a presentare quando è inverno. Quando è estate è vero che la barca dentro è piccina, però insomma, Posso fare una hai un parentesi? È mare fuori, per cui. proprio quello. Tutti pensano, tutti ci chiedono, ma la barca ha degli spazi piccoli, è vero. Ma noi virtualmente viviamo in barca, ma fondamentalmente viviamo al mare. Quindi in barca ci dormiamo, alla fine in barca ci dormi, ci cucini, poi per il resto sei sempre fuori. Insomma, qui in 2 mesi, 2 o 3 mesi sei fermo, poi ti puoi muovere già tranquillamente all'esterno. E vabbè, comunque il problema della convivenza non è tanto sugli spazi oggettivi, perché comunque poi in tanti quando ci chiedono ma come avete cambiato la barca per poterci vivere a bordo, non è tanto la barca che va implementato, a mio parere, è quello che hai in testa che comunque deve cambiare, cioè devi ridurre anche solamente gli oggetti in maniera Questione di pratica. personalità. Esattamente. Per cui non è tanto il problema della grandezza della barca, il problema è stare insieme 24 ore su 24, cioè il problema è del tempo. Cioè, noi siamo come E due caproni, è io dico una cosa, lei ne dice vero. un'altra e Poi cominciamo. allora, posso dire che sei il comandante tu, però sono un po' comandante anch'io, per Siamo cui. comandanti entrambi, quindi figurati, comandanti di una barca di 13 metri, mamma mia. Cape dure, soprattutto devi vedere quando ormeggiamo, no? Comunque, insomma, questo punto di vista è un'arma a doppio taglio, nel senso che ti avvicina tanto, soprattutto vivere su una barca con la quale devi Fronteggiare. con la quale devi fronteggiare il tempo, devi stare attento a tante cose, per cui ti avvicina tanto, cioè hai proprio effettivamente bisogno anche fisicamente l'uno dell'altro, anche per una questione di sicurezza, per cui È vero. anche i ragazzi, cioè, hanno piena fiducia in noi Diventa una perché, squadra. esatto, diventi una squadra. Però non si può nascondere che quando si litiga pesantemente. No, è una cosa a doppio taglio, nel senso che sicuramente Valerio è stato intervistato da una nostra cara amica e ha detto una grande verità, nel senso che ha detto la barca, com'è che gliel'ha detto? La barca è terreno fertile per grandi tragedie, per cui se non andate d'accordo in una casa, lasciate perdere di andare a vivere in È barca perché è un pericoloso. disastro. Ci deve essere tanto dialogo, ma sono cose che sono riportabili benissimo anche in casa. E alle volte, quando le discussioni diventano accese, c'è bisogno anche di pensare a un time out, Sì, nel fare un senso passo indietro perché, e dire va esatto, fare un bene, passo indietro. vado a cucinare. Però, insomma, penso, possiamo dire la nostra personalmente, io penso che ci abbia unito tanto, tanto, tanto come squadra. Certo,
abbiamo anche noi i nostri momenti di crisi, ci ha unito di scocciamento. Devo essere sincero. Sì, perché per alcune cose ci ha unito, per altre cose ci ha allontanato, ma per un semplice motivo. Io ho in testa una cosa, lei ne ha in testa un'altra. In barca non ti puoi nascondere. Cioè non ti puoi nascondere in barca. E quindi su alcune cose, quando ci siamo trovati a doverci fronteggiare, ci siamo fronteggiati anche in maniera pesante, quindi ci siamo allontanati. Ma poi c'è sempre un riavvicinamento. Si spera, perché sennò qui ragazzi ci si butta in acqua. Viene, diciamo che i rapporti vengono tanto, tanto, tanto amplificati. Oh, wow, sì. Come l'eco. Sei in rada. Sia tra di noi, sia con i ragazzi, chiaramente. Cioè, poi devi trovare... Vabbè, io sono una pianificatrice seriale. Però è importante, nel senso che devi avere un po' il tempo per tutto e comunque... 7, sveglia, 7.02 pipì, 7.03 caffè. Sì, più o meno così. Però, no, veramente devi avere un po' il tempo per tutti, cioè perché poi lavorare, vivere, fare tutto insieme su una barca, devi gestire bene i momenti, devi gestire bene il tempo. È bello, è bello, però insomma è impegnativo. I ragazzi, come abbiamo deciso di educarli, con l'homeschooling, Leilani comincerà l'anno prossimo, perché Leilani dovrebbe andare in prima quest'anno, vediamo che cosa succede, magari con tutta questa cosa si accende un pochino anche il discorso dell'homeschooling in Italia, che è abbastanza controverso. E nulla, vabbè, nel lato pratico, semplicemente quando siamo partiti ho seguito il programma del MIUR, che è quello che seguono tutti i ragazzi a scuola. Ho adottato gli stessi libri che comunque adottavano gli ex compagni di classe di Valerio. Poi piano piano, insomma, trovi anche dei testi differenti. Poi adesso il Vale al tablet, si ha imparato anche a gestirsi da solo su internet. Valerio a 12 anni parla correntemente inglese, sta imparando il greco e un po' di francese, quindi già le sue lingue sono già fatte. Inoltre ha imparato praticamente il suo metodo di studio, l'ha appreso da solo. Perché tu quello che stavo dicendo, puoi renderti, non gli puoi dire devi fare così, cioè, digli guarda questo è quanto, queste sono le cose che devi fare, questo è il programma che c'è da portare avanti durante l'anno. Tu come ti vuoi organizzare? Per esempio, quest'anno si è preso le sue materie, si è scelto che cosa vuole fare e si è scelto tutti gli argomenti da trattare, li ha riassunti all'interno di una tesina materia per materia. Io poi ho la parte più importante, io insegno informatica e educazione fisica. No, ecco, facciamo un schooling, però diciamo che viaggiare, anche se poi noi non ci siamo spostati tanto, però fare un tipo di vita come questa... Ti insegna tanto. Poi quando comunque ci siamo spostati parecchio, insomma, anche solo vedere posti diversi, tutte queste cose qua, ma soprattutto la comunicazione con gli altri, gli è servita tanto. Per quello comunque lui ha imparato l'inglese parlandolo, non sui libri di scuola, ecco. È vero. Io mi sento di dire una cosa, no? E intanto grazie pure per quest'altra testimonianza, ma fondamentalmente, tante volte uno pensa che la scuola intesa come nozionismo, no? Quindi come tante cose da imparare, sia poi la cosa più importante. In realtà credo che voi, in qualità di genitori, avete fatto la cosa più importante di tutte, cioè essendo voi per primi delle persone che hanno scelto la libertà, hanno scelto di vivere secondo quella che era la loro indole, secondo quello che volevano realizzare, avete insegnato indirettamente, non a parole, ma attraverso l'esempio, quindi con i fatti, che la libertà è possibile in un mondo dove la libertà non viene proposta come qualcosa di possibile. E allora automaticamente succederà questo, che i vostri figli stanno vivendo in maniera leggermente diversa dagli altri, ovviamente, no? Ma al di là delle nozioni, che quelle si ha tutto il tempo di impararle, poi la cosa più bella è che loro... sono stati in giro, hanno visto, hanno conosciuto situazioni diverse, hanno parlato con persone del mondo e non solo con le persone del quartiere. E quindi quando per dire vostro figlio ci avrà 18 anni, voi gli avete insegnato la libertà e se lui vorrà fare una scelta diversa dalla vostra, bravissimo, non sia la parte. Volevo arrivare lì, guarda. Esatto.
Anche Leilani parla inglese, Stai iniziando. No, comunque guarda, hai centrato proprio il punto, infatti lì volevo arrivare. Per me, guarda, il mio goal, nel senso, ognuno pone delle speranze nei propri figli, chi ha figli, no? A me piacerebbe tantissimo che loro viaggiassero e girassero per tutto il mondo, ma comunque in quanto individui, magari potranno prendere delle scelte completamente diverse e chi lo sa, cioè magari domani Leilani vorrà fare, non lo so, la store manager o lavorare in ufficio, cioè non mi interessa quello che faranno, però quello che è importante, soprattutto da parte nostra, è che Cerchino di essere felici. gli abbiamo fatto vedere che nella vita puoi scegliere, puoi decidere come vivere la tua vita. È impegnativo, nel senso che non è che le cose vengono così. Poi una cosa importante, tanti pensano quando dice: ah, vivete in barca, ah, però sembra che sei in vacanza sempre. La Non vacanza è perenne, così. vieni. No, non è così. Io sfido chiunque a fare una settimana o due a vivere come facciamo noi. Per tanti non. Beh, dai, adesso siamo un po' impigriti, un po' ingrassati, magari un po' Vabbè, come adesso d'inverno sì, gli orsi. però nel senso che è una scelta impegnativa, perché se decidi di scegliere e andare un pochino fuori controcorrente, devi anche prendertene la responsabilità, però lo puoi fare, È no? vero, è vero. Cioè, se diventano delle capre è colpa nostra, non è colpa del sistema, ecco, cioè, questo Che non è poco, che è. non è poco. Un'altra cosa importante è che voi fin dall'inizio avete scelto di condividerla questa storia, no? Quindi volevo chiedervi qual è il vostro rapporto. Prima avete detto abbiamo un blog che non ci porta soldi, no? Quindi sicuramente non è stata una cosa legata a una matrice economica, ma c'era qualcuno che diceva, non ho mai capito se è una frase che mi è venuta a me o me l'ha detta qualcuno. Comunque, la realtà diceva questa frase. La storia tua può diventare l'inizio della storia di qualcun altro. E allora mi chiedo, qual è Vero. stata la cosa che vi ha spinto ad essere in qualche modo in contatto perenne con il mondo per testimoniare questa storia? Guarda, allora, perché per l'appunto era il nostro sogno, cioè nel senso, quando ci hai chiesto quanto l'avete pianificato, pianificato in pochissimo, nel senso è stata una decisione presa in un secondo, però erano comunque un paio anche di più. Da quando ci siamo conosciuti, che comunque pensavamo di poter fare, di voler fare una scelta di vita alternativa, ma sembra sempre impossibile, per l'appunto perché comunque ti insegnano che tu devi stare, tra virgolette, al tuo posto, c'è cioè il mutuo, devi fare questo, questo, È quello e vero. quell'altro. E quando l'abbiamo fatto noi, ci sembrava quasi impossibile che fossimo riusciti a farlo. E poi, nel senso, noi avevamo un progetto di 2 anni, non doveva essere così, così lungo, Sì. no? Però comunque anche solo avere la possibilità di dire: ah, stiamo 2 anni in giro e poi torniamo, ritorno a fare la store manager, non mi interessa. Po' difficile. E per cui, insomma, ci sembrava carino poter condividere in maniera simpatica, spero insomma di non essere mai pesante, non lo so, ogni tanto lui mi dice che sono pesante, però, Pesante no, un po' prolisso. però insomma speriamo di condividere soprattutto in maniera simpatica, leggera, senza fare i super guru della situazione, che insomma si può fare, no? È possibile fare qualcosa di alternativo, se non è per tutta la vita, almeno solo un'esperienza per qualche anno. Tanto diciamo sempre, dai, ancora quest'anno, poi l'anno prossimo vediamo. Ed è per questo motivo che comunque era un po' che non guardavamo tanto il blog, i nostri canali, l'abbiamo ripreso un po' in questo periodo dove le persone hanno in generale bisogno di dei messaggi positivi, proprio per mandare un messaggio È vero. positivo e leggero alle Cosa abbiamo volte. imparato in questi anni? Proviamo a vedere se riusciamo a dire qualcosa della nostra esperienza che può effettivamente aiutare gli altri. E abbiamo cominciato a fare queste dirette
E devo dire che c'è tanto riscontro, le persone sono contente, ci lasciano un sacco di messaggi. Vabbè, qualche persona ha anche comprato la barca, grazie a noi, io mi aspetto la Abbiamo questa mail croce tutta la fra vita. un paio d'anni che ci mandano delle maledizioni. Maledetti! Per cui insomma è una soddisfazione ricevere anche dei messaggi È vero. positivi dalle persone Certo. che ci seguono, cioè ci dà anche carica, ci dà anche forza, non è solo una cosa a senso unico, nel senso Sì. quando riceviamo un bel messaggio per noi è importante, è motivo di orgoglio. Lo facciamo perché ci piace farlo, Sì. ecco, non per altro. No, beh, ma poi soprattutto questo è proprio lo scambio, no? Lo scambio che ci unisce un po' a Esatto. tutti, no? E, È vero. bene, intanto io vi ringrazio anticipatamente per tutto quello che avete detto, perché siete fighissimi, siete bellissimi e mi sono divertito da pazzo. Grazie. Ma voglio farvi un'ultima domanda prima di chiudere questa intervista, che secondo me è stata veramente bella. E una domanda che noi facciamo un po' a tutte le persone che intervistiamo, perché ci piace sempre chiudere questa cosa a un livello emozionale. C'è un ricordo o una sensazione particolare che portate nel cuore da quando siete partiti? Di la tua, perché a me poi io ne ho una proprio carina. Beh, guarda, Voglio vedere se è la stessa, ma non quando penso. siamo partiti, una cosa che mi è rimasta nel cuore, devo dire che ce ne sono tantissime, veramente tante, È una veramente domanda tante. difficile. Ma le prime volte che abbiamo ancorato, le prime volte che siamo riusciti a risolvere dei problemi da soli, quando i bambini felici si sono buttati in acqua, abbiamo visto lo squalo, cioè, abbiamo pescato anche uno squalo una volta. Insomma, di cose ce ne sono tante, ma una cosa che mi è rimasta tanto nel cuore, a parte le persone che abbiamo conosciuto, tutte le persone che abbiamo conosciuto, quando siamo partiti da Porto Levante, eravamo un po' spaventati, andavamo incontro a chissà che destino, la prima volta che muovevamo la barca in mare, insomma, eravamo un po'. Mentre uscivamo dal porto, ci ha affiancato un pescatore, sembra una canzone, ma non è così. Ci ha affiancato un pescatore che ci ha visto preparare la barca per 3-4 mesi e non ha mai parlato, no? Salutava con la mano, passava lui la mattina, usciva, andava, tornava. Un pescatore giovane, eh? Insomma, quando ci ha visto uscire, ci ha chiamato, lì ci sono tutti i campi di vongole, ci ha chiamato e ha fatto: "Venite qui, state andando via?" E fa: "Sì, fa vedete Eravamo già che in barca, cioè venite, sì. si è avvicinato lui Sì. lì in laguna. È venuto lui con la barca, ci siamo affiancati, vi lascio un ricordo di Porto Levante", e ci ha preso un secchio di vongole e ce l'ha girato dentro al Al nostro secchio secchio. nostro. E parti con un Bello. altro, nel senso è come, non so, una specie di segno del mare che ti dice, cioè ti si affianca un pescatore che non. Sembra una storia, no? Un libro, e quello è uno dei miei ricordi più belli di questa avventura. Sì, sono le Sì. persone che ti rimangono comunque Sì. del La viaggio, partenza. anche secondo me, Sì, comunque. sì. E tu? A me, allora, è un pochino più egocentrica, devo dire, ma mi sono sentita troppo figa. Autoreferenziale. Autoreferenziale, chiudiamo con qualcosa di autoreferenziale. Vabbè, mi ha emozionato quando siamo passati sotto, com'è che si chiama quel ponte lì? Ah, il Rio Antirio. Sì, praticamente allora, poco prima di questo ponte abbiamo fatto un casino, abbiamo fatto delle manovre da scorreggioni proprio, abbiamo fatto una virata, ci siamo rigirati tutti, ci siamo fatti su con la canna da pesca, un disastro. Sì. C'era un po' di vento, però appena dopo abbiamo ripreso un po' la navigazione, Eravamo distrutti, eravamo distrutti quella sera lì. Basta, siamo tira su tutto, arrivati. andiamo, 25 nodi di vento, andiamo, Siamo basta. arrivati sotto sto ponte, che comunque insomma sotto i ponti ti devi un po' collegare per passare. È Siamo vero, passati tra due traghetti di notte sì, con tutte le vele una spiegate draia, aperte, tutte le vele sì, spiegate aperte sotto sto ponte. sembravamo fare il fastener. Esatto, e lì ho detto: "Mamma, ma quanto siamo fighi!" Dicevo: "Pensa chi ci vede, no?" Dal E ponte, dal ponte, e dicevo: e "Ma questo dove vanno di notte, pensa se ci hanno visto prima farci su come dei polli arrotolati." è vero, Beh, è vero, è vero. insomma, è stato emozionante anche quello. Bello, bello, Chiudo bello. con questa cosa Va bene, va autoreferenziale, bene. egocentrica, bellissima.
che spettacolo. dopo, ma però le persone che ti rimangono, sono le persone che ti Sì, rimangono nel viaggio. fai degli incontri spettacolari. Scherzo, eh? Ragazzi, grazie perché siete splendidi, mi sono veramente divertito e soprattutto vi auguro di mantenere questa carica e questo sorriso che avete perché è ciò di cui le persone hanno bisogno. Hanno bisogno di vedere persone che non solo hanno cambiato vita, ma che sono contente di quello che fanno, perché cambiare vita e non essere felici non ha alcun senso. Quindi Esatto. io vi ringrazio ancora a nome della radio e a nome mio personale. E spero che magari faremo ancora qualche collegamento insieme e niente. Volentieri. Vi abbraccio Andrea, forte, un grazie a te. saluto per tutto. Metteremo qui sotto Grazie mille. tutti i vostri, mettiamo tutti i vostri riferimenti in basso, qua sotto, in modo che chi vorrà collegarsi con voi, tenersi in contatto, lo potrà fare tranquillamente. Grazie Un mille. Un abbraccio di abbraccio. cuore. A Ciao. presto, grazie. Ciao. 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 Radio Dare una voce. Le storie di chi ha scelto di cambiare vita.